Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi per la nostra rubrica Passione Retro Game andiamo a concludere la settimana con un retro game speciale targato Sega Saturn. Stiamo parlando di Bug. Bug era un platform 3D, uno dei primi, quindi prima ancora che uscisse Crash, prima ancora che uscisse Super Mario 64, Bug ha visto la luce sia in territorio statunitense che giapponese che europeo. Cos'era Bug? Bug è un insetto attore che sta girando un lungometraggio. Questo lungometraggio è l'intera avventura, naturalmente, dove a suon di uccisione di nemici con la sua coda che diventa un pungiglione o le sue antenne che riescono ad andare a elettrificare i nemici in determinate situazioni e chiaramente con le mancabili boss fight, prosegue la sua avventura. Un'avventura 3D con fondali 2D. Questo poteva andare un attimino a far storcere il naso attualmente, però dovete contare che negli anni 90 Bug è stato uno dei primi giochi, quindi è stato un po' un pioniere. Avrà un seguito che si chiamerà Bug 2, però non avrà la stessa accoglienza avuto nel primo capitolo, in quanto era già uscito Super Mario 64, che aveva rivoluzionato completamente il genere platform 3D in un ambiente 3D, perché Bug è sì un videogioco 3D, però è all'interno di alcuni sentieri che, seppur sono molto belli, sono sospesi nel nulla. Ma il fondale di Bug purtroppo è un 2D e questo andava a creare un attimino di confusione. Tra i difetti di Bug possiamo solo trovare che la telecamera non è molto stabile ogni tanto, quindi presenta un po' alcuni problemi. Che dire, se siete interessati lo potete trovare su eBay dai 27 euro in su. Grazie ragazzi per essere stati con noi e alla prossima.